la storia di questa collezione è la storia di questa attrice che si chiamava Anna Maria Pierangeli, che nasce a Cagliari e poi approda a Roma e gira il suo primo film con De Sica. Hollywood la chiama e diventa una star hollywoodiana, quindi è proprio il sogno americano che si avvera. Lei gira film con Paul Newman, ma diventa soprattutto la fidanzata di James Dean. C'è questo amore incredibile tra queste due persone, contrastato dalla famiglia di lei, per cui lei lascia James Dean, si sposa con un altro e lui l'aspetta a cavallo della sua moto all'uscita della chiesa. È la storia di questa ragazza, appunto, che da una ragazza molto bella ma anche abbastanza semplice diventa una star di Hollywood, quindi il suo guardaroba cambia completamente una volta che arriva ad Hollywood, e lei scrive una lettera struggente alla mamma per la nostalgia che lei ha delle sue origini, quindi della sua terra, del luogo in cui è nata, per cui scrive alla mamma: io sono qui una diva meravigliosa, faccio delle serate straordinarie, ma quello che mi manca veramente sono le mie radici. She's got a good... concretizza raccontando, immaginando un guardaroba di questa ragazza che è veramente in alcuni abiti e rasenta la couture, e poi c'è tutta una parte di, come dire, di quotidiano, quindi c'è, ci sono come in tutti noi due momenti di una vita, come dire, pubblica e di una vita invece un po' privata, quindi poi c'è tutto un inserimento appunto di ragazzi che sono, come dire, che hanno un'immagine, che hanno una fisionomia che ricorda molto James Dean. Antonio, racconti sempre queste bellissime storie di queste donne iconiche della Sardegna, alcune conosciute, altre invece sconosciute. Potrebbe quasi venirmi fuori un libro. Ma non lo so, collezione. Ogni collezione è un racconto, è una storia, e devo dire che la Sardegna mi riserva veramente sempre delle sorprese, quindi quando sono un po' disperato alla fine, insomma, una cosa salta fuori e lei è venuta fuori che fosse nata a Cagliari, quindi mi sembrava veramente meravigliosa questa coincidenza. Grazie mille, Antonio. Grazie.